Assessore Raimondo, oggi è una giornata importante all'ippodromo della Favorita. Ippodromo è una struttura comunale affidata da anni alla IRES. Nei piani 2016 della IRES e anche fine 2015 c'è quello di far diventare l'ippodromo un luogo dove si può avvicinare per natura, sport e anche cavalli. Il suo pensiero su questo? Il pensiero mio è intanto che veramente oggi è una giornata felice un po' per tutto ciò che riguarda l'ippica e tutto quello che è connesso. Stamattina si è inaugurato il campo d'ostacoli dopo anni di abbandono. Oggi pomeriggio c'è questa grande bella manifestazione che grazie appunto all'IRES ma anche alla Società Ippica Siciliana è a disposizione della cittadinanza di Palermo, della città e quindi delle prospettive di una città che si apre in qualche modo all'Europa, al Mediterraneo, e quindi l'idea di internazionalizzare questa struttura penso che sia encomiabile. Mi riferisco al presidente dell'IRES, l'ingegnere Cascio, che ho capito ci sta mettendo tutto quello che sono le sue possibilità, il suo ottimismo, il lavoro ovviamente che deve essere necessariamente svolto per poter attivare queste relazioni e anche queste potenzialità. Assessore, una domanda, il ruolo del comune vicino all'ippodromo di Palermo? L'ippodromo di Palermo è aperto ai cittadini di Palermo, come qualcuno mi ha ricordato oggi pomeriggio, è uno dei pochissimi ippodromi aperti gratuitamente al pubblico, quindi di questo il comune è consapevole, partecipe e deve in qualche modo impegnarsi, come penso il sindaco in particolare ha una grande attenzione verso questo ippodromo e sicuramente si impegnerà per poterlo sostenere e aiutare in questi programmi di internazionalizzazione che sono appunto un po' tra le corde delle direttive appunto delle IRES ma anche dell'amministrazione comunale, del sindaco in particolare. Infatti proprio il sindaco quasi una decina di giorni fa in un'intervista fatta ad Unire TV ha lanciato una proposta: la scuola adotta un cavallo. Beh, questa è un'iniziativa che sicuramente anche la collega Evola sosterrà, perché al di là di tutto quello che viene fatto e svolto, io penso se cominciamo appunto con l'educazione a indirizzare verso questo settore l'attenzione dei giovani, dei ragazzini, credo che insomma è il migliore biglietto per il futuro. Grazie assessore. Prego. Moto d'epoca, ippodromo, qualcosa di nuovo? Ma direi di sì, insomma abbiamo cercato di, a richiesta qua dei signori dell'ippodromo, fare un po' di conoscenza del motorismo, di dire, ma che cosa c'entra i cavalli, cosa c'entrano con i cavalli, ed è quello che io in una precedente intervista avevo detto, di quanto naturalmente si è passati dal cavallo di carne, passati poi, e si stava facendo una riflessione che questa è una delle moto che hanno motorizzato gli italiani dopo la guerra, cioè dopo la guerra dalla bicicletta si è passati a quelle che sono sul furgone con i motori a rullo, infatti c'è un piccolo gioiellino che è messo là sopra che è un Ducati che addirittura c'è freno a disco. Stiamo parlando di freni. Prima ancora della bicicletta c'erano i cavalli, quindi prima c'erano i cavalli. Alla fine il mezzo primo è stato sempre indiscutibilmente. Ma cosa vi devo dire? Il suo pensiero sul accostamento dello sport, della cultura e anche del cavallo. Sicuramente. E allora noi siamo qui naturalmente, siamo appassionati di meccanica, sostanzialmente siamo appassionati di meccanica, di storia motoristica, di quello che è l'evoluzione, perché la storia motoristica è una storia di costume, indiscutibilmente. Tutto il progredire, infatti se voi vedete, man mano che si va camminando dalle piccole cilindrate si arriva all'Ercole che era il mezzo storico di trasporto con marce ridotte lì a serbatoio, potete vedere, ed era utilizzato per tutti i trasporti incredibili degli anni 50, insomma.
50, 60, e poi c'è stata via via un'evoluzione. Al lato c'è invece una sempre, una moto Guzzi, che è un 4 valvole, 1000, che fa 250 all'ora. Quindi diciamo... vuol dire che... Comunque, è stato gentile, grazie. Prego, prego. E all'ippodromo, oltre le moto d'epoca, ci sono anche lo stand alimentare. Qui abbiamo il professor Bideci, che è uno di quelli che studia la materia, è il presidente della... L'associazione La Sicilia che produce. Abbiamo circa 70 aziende associate di tutta la Sicilia, dai formaggi alla carne, ai salumi, dal pane. Abbiamo aziende biologiche, vino, Granduca di Sicilia che sta esponendo lì in fondo allo stand. Noi portiamo i sapori tipici negli eventi particolari per farci conoscere e rappresentiamo la Sicilia sia qua in Italia che all'estero. Siamo presenti negli Stati Uniti, siamo stati all'Expo, diciamo che siamo garanti di una terra che produce. Ha detto bene gli eventi particolari, quindi anche all'ippodromo è un evento particolare, quindi accostare lo sport dei cavalli a far conoscere i prodotti tipici della terra siciliana è anche un evento particolare, no? Certo. Il suo pensiero? Beh, diciamo che io sposo questa iniziativa e fa molto piacere rappresentare sia le aziende che i prodotti. Non per questo controllo anche le aziende per vedere se portano prodotti di ottima qualità nelle nostre tavole. Tra tanti prodotti siciliani anche il miele, qui all'ippodromo troviamo anche il miele. Buongiorno. Questa produzione di miele siciliano doc? Sì, siciliano assolutamente, tutti prodotti della nostra terra. All'ippodromo, è la prima volta che sta all'ippodromo? Sì, la... E qual è il suo pensiero su una giornata all'ippodromo? Una bella giornata. Quindi accostare sia i cavalli che anche i prodotti siciliani. Anche le nostre moto. E anche le vostre moto. Le nostre moto, sì. Va bene. In questa giornata da Gran Premio Mediterraneo, Memorial Ciccio Ruisi, intervistiamo anche Giovanni che nei piani del fine 2015-2016 c'è proprio lo sviluppo dell'ippodromo della Favorita, quindi gli eventi come questo portano certamente spettacolo. Il tuo pensiero su questo? Beh, diciamo che riflette quello che è l'intenzione diciamo, della società, il progetto di organizzare in maniera più frequente eventi del genere e soprattutto sviluppare anche la possibilità di organizzare eventi a carattere internazionale e quindi coinvolgendo realtà di altri paesi. E a parte questo, diciamo, coinvolgere principalmente la città stessa, Palermo, nell'attività dell'ippodromo e nel beneficiare diciamo, di quelli che sono i servizi dell'ippodromo. Molta gente non conosce ancora l'ippodromo di Palermo e cerchiamo di dargliene una possibilità e di apprezzarlo per quello che è, visto il bel panorama e gli altri servizi di cui possono usufruire. Speriamo di portare più gente nelle giornate normali, non solo nei veri grandi eventi. Ciao, come ti chiami? Azzurra. Azzurra? Ti piace qui in compagnia di Minni? Sì. E all'ippodromo che cosa hai visto? I cavalli. Cavalli. E tu ci sei stato a cavallo? Sì. Sì? Ah, c'è anche Topolino. Topolino, tu ci sei stato a cavallo qui? Sì. Minni, tu? Signora, la disturbo, da quanti anni viene all'ippodromo? Boh, da quando avevo 6 anni. Ed è... non ha perso neanche... conoscevo tuo nonno,
non ha perso neanche una giornata di corsa. No, sì, adesso sì, tantissime giornate di corsa. Ora. Le sta piacendo questa nuova look che sta dando l'ippodromo? Ci vuole. Allora, frequenti l'ippodromo da 1954. Quindi non mi dire da quanto tempo che dovrei fare la somma e ormai non ce la faccio troppo, più. Non ce la faccio, abbiamo bisogno della calcolatrice. È un numero difficile, infatti. Quindi non era trotto ma era galoppo? No, era trotto. Ah, sempre era, trotto. Dopo le prime giornate di trotto, sì. Il galoppo non ne ho visto nemmeno. Quindi non sei riuscito a vederlo? Nemmeno. Cosa pensi degli ultimi eventi che si sono organizzati all'ippodromo? Si sta cercando di risvegliare sì, un no, po'? No, ma meno male che è cambiata la perché ormai la vecchia gestione era vecchia veramente. Ora con queste qua si sta cercando di fare qualcosa di buono e penso ci si riesce, un pochettino si riesce. Tu che ormai frequenti l'ippodromo da tanto tempo, un consiglio che vuoi dare a questa nuova gestione? Un consiglio? Non lo so, no, il problema è la serietà delle corse. E l'ippodromo della Favorita non è solo un mondo per persone con i capelli bianchi, ma anche dei giovani. Qualche capello bianco ce l'ho anch'io, però. Da quanto tempo vieni all'ippodromo? Io vengo da una ventina d'anni, comunque, ho cominciato da piccolo, sì. Come vedi questo momento in cui l'ippodromo della Favorita sta investendo tanto in comunicazione e in rilancio del settore qui a Palermo? Guarda, io comunque ho notato delle differenze già, insomma, con la pubblicità, hanno fatto dei lavori, stanno lavorando su questo progetto in maniera positiva, insomma qualcosa si sta muovendo e spero da appassionato, dico, che si riprenda il settore, che tutto vada per il meglio e che, perché è un peccato comunque. Un tuo consiglio? Il mio consiglio è cercare di lavorare bene, crederci e comunque portare avanti uno sport storico e insomma crederci, lavorare, questo è il mio consiglio. Sesta corsa di Palermo, premio del Mediterraneo, gruppo 2, indigene di 3 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 3 Tantalio, si va allo stacco, leggermente discosta Tiffany Caff, gli altri tutti ben a rete perché lo stacco iniziale davvero molto molto importante, stacco iniziale che vede dall'esterno prendere un lancio super Tor di Girifalco che va a comando un po' a sorpresa, davvero una gran partenza di Tor di Girifalco che ha scavalcato gli avversari e si trova in avanti, nel frattempo c'è l'errore di Teofilo Griff, in seconda posizione Tios Meide SM che precede il numero 9 di Teodora Caff, partita molto bene dalla seconda fila. I cavalli dunque affrontano la prima addirittura con Tor di Girifalco al comando, Tios Meide in seconda posizione, Tessob Sonic di fuori, in terza posizione ha steccato Teodora Caff, poi l'uno di Tobias Del Ronco che sposta e va a prendere la scia di Tessob Sonic, in terza pariglia Tantalio. Dunque c'è Tor di Girifalco che ha chiuso a quota di 10-13 a menare la danza in mano a Davide Di Stefano. Per linee esterne è sempre Tessob Sonic a venire avanti, al suo interno appostato Tios Meide, mentre adesso c'è una decisa avanzata in terza ruota di Toselan Kiu che viene avanti in maniera molto molto decisa ed in poche battute va a scavalcare la calante Tessob Sonic, sposta anche Teodora Caff, non riesce ancora a progredire più di tanto. Il numero 3 di Tantalio che si è un po' impantanato a centrogruppo, Tor di Girifalco dunque sempre battistrada, Tios Meide SM pericoloso nella sua scia, adesso si è un po' attenuato lo slancio di Toselan Kiu infilata all'interno da Teodora Caff ed eccoci alle battute conclusive, Tor di Girifalco deve difendersi dall'attacco di Tios Meide SM con Antonio Di Nardo che guadagna poco, ancora in avanti Tor di Girifalco, ultimi metri e sul traguardo è Tor di Girifalco che porta a casa una vittoria importantissima con Davide Di Stefano respingendo di misura l'affondo conclusivo di Tios Meide SM, mentre il trionfo del team verde viene completato dal terzo posto di Teodora Caff. Dunque un risultato che ha premiato il ritorno in primo piano di Tor di Girifalco, quota di 10-13.
per l'allievo di Davide e di Stefano, guidato dallo stesso buon secondo Tios Mede, che vedete si è reso molto minaccioso nel finale ma non è riuscito a piegare l'avversario, mentre terza a ridosso termina Teodora Kaff, fuori quadro i più attesi, ovvero Tantalio, Tobias Del Ronco e Tessa Obsonic, in numeri 6-2-9, l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare della sesta corsa di Palermo.